forse questo voi non lo sapete, ma una delle cose che amo più fare, oltre andare in moto, è andare sulla neve e a sciare. Non peraltro qua ho una marea di sci. Tutta la mia famiglia va a sciare, ma quest'anno tutti noi sappiamo che le piste sono chiuse. Dunque ci siamo dovuti arrangiare. In questo video vi porterò nelle mie ultime due sciate di questi ultimi weekend. Una l'ho fatta in cima al Monte Bollettone, è una delle montagne più alte che c'è nella mia zona. Giustamente non si può andare lontani, sappiamo benissimo tutte le regole in ballo. E l'altro è in un'altra montagna a Molina. Lì invece ero a soggiornare per il weekend di Natale e Capodanno. Quindi ragazzi, vi porto con me in questo video esagerato. Ci sono questi due posti, due fuoripista spettacolari, soprattutto il primo, e nell'ultimo invece andrò dentro il paesino con gli sci. Scenderò da delle scalinate con degli sci. Vedrete voi che fine avranno fatto questi poveri sci. Andiamo al video. Woo! Cioè dai, ma che figata è. Bellissimo. Arrivati in cima. Bella ste. Okay. Tra poco scendiamo di là. Si vede niente, infatti è la cosa più divertente. Carichissimi, ci riproviamo un'altra volta. Adesso siamo in cima, non si vede molto, c'è un po' di nebbia. Però io e ste siamo pronti. Andiamo raga. Dopo raga. Vediamo di là. Wow, non si vede niente, però è una figata. Quanta neve c'è. Aspetta che registriamo assieme. Aspetta che scendiamo assieme, di fianco. Comunque è abbastanza ripida ed è divertentissimo. Questo sì che merita, finalmente. Andiamo di là. Neanch'io, non si vede niente. Siamo tagliati tutti là. Non lo so, questa cosa qua sì che ha stile. Mi hai distratto un botto. Io seguire quelli con lo snow, tipo questo, vedi? Questo è lo snow. Metto un attimo via il telefono. Dove si va di là? E cosa vuoi fare? Andare ora a sinistra? Prima dovevamo farlo. Di lì dove andiamo? Qui andiamo alla Baita Patrizi, scendiamo giù al paese di snow. Ecco ragazzi, qua io e mio amico Ste abbiamo fatto una grande stupidata. Abbiamo sbagliato strada perché non vedevamo nulla per la nebbia e ci siamo fatti una roba come mezz'ora di camminata per recuperare tipo 100-200 metri di strada, nella neve alta un metro, non so, forse anche di più, ci arrivava sopra il bacino, portandoci in mano lo snowboard e gli sci. Pensate, io invece avevo pure gli scarponi, quelli da sci, strapesanti, ed era complicatissimo andare nella neve alta fresca. Si fatica, ma è il paradiso. Però come dicevo, siamo riusciti a ricollegarci sulla strada dopo un bel po' di tempo, e da qui siamo scesi, in questo preciso istante. Mentre ci siamo ricongiunti col sentiero, sono venuto fuori da là, si capisce, ma bella ripida. E adesso andiamo giù a cannone. Già esageravo ad andare giù.
Già meglio. Aspetta. Grazie. Sasso. Vai, vai, vai. Grazie. Fai ste. Rallenta un po'. Se qua c'è qualcuno lo ammazziamo. Ciao. Sì, rallenta un secondo. Stanno esplodendo le gambe. Oh. Raga, vorrei farla facile, ma dopo quella camminata che siamo fatti prima sono distrutte. Vai. Di qua. Vai, vai, tira. Ti spingo. Tre ore a camminare, 5 minuti a scendere. Comunque è stata una figata. È stata una figata finché non siamo arrivati al punto finale. E qui la nostra discesa è finita. Però inizia quella a Molina, quella che ho fatto assieme alla mia ragazza. E adesso inizia il video. La nostra camminata è partita. Saremo per un po' in mezzo alla neve. Questa è la prima gradinata che dobbiamo fare. Magari riusciamo ad arrivare fino a questo punto con gli sci. Vedremo dopo. Ci vediamo in cima. Questi cosi pesano. Dillo. Cosa? Cosa stiamo facendo? Abbiamo seguito uno stambecco. Poche parole, stiamo seguendo queste orme. E ci portano dentro sta casa. Comunque vi faccio vedere dove siamo adesso. Immersi nella neve. Forse scenderemo da qua sopra dopo. È una stalla abbandonata. E poi... è uscito. Io esco da qua che non ci sto. Sbatto con gli sci. Dai, noi continuiamo la nostra salita. Questa sì che è una salita. Ma vai, vai nei piedi. Guarda. Nel frattempo mangiamo un attimo.
ci ricarichiamo e poi partiamo diretti. Vediamo cosa succede a te, registro. Va bene. Subito. È troppo alta. Vai, ti faccio la linea. Sto morendo di freddo. È altissima. Aspetta che ti raggiungo così. Non va. È troppo alta. È altissima. Praticamente gli stiamo entrando. Andiamo, sì, lo so, ma gli stiamo entrando in casa di questo. Comunque la neve è troppo fresca. Vedremo adesso cosa succederà. Eh no. Raga, mi affonda gli sci. È difficilissimo. E questi non sono il massimo. Amo. Seconda caduta. Seconda caduta. Oh, vado giù in impennata. Fammi allacciare un po' meglio i scarponi e continuiamo. È bellissimo. Wow. Adesso siamo tornati sul percorso che abbiamo iniziato io e lei. È nevatissimo qua sopra, ragazzi. Non va. Si è bloccato. C'è troppa neve. Mica vado cannone, però corri anche te. Ma vai a cagare, sto facendo un po' di parolacce, non posso. Vai sulla mia linea. Vai sulla mia linea. Che figo, raga! Che figata! Che figata! Non so se l'avete notato, ma non sono un esperto sciatore. Sinistra! Ok. Pronti? Partenza? Via! Questa è già una stradina di paese. Questo è un ristorante. Però dopo vediamo dove arriviamo. Figo, eh? Qua sì che si va, ragazzi. Qua sì che si va, mica dove eravamo prima. Qua c'è un pezzetto disterrato, adesso cerco di evitarlo. Oh!
epico, epico, epico. Epico! Che figata, ragazzi! E mo andiamo giù nel paese con i sci, vediamo cosa succede. Vai! Che stile! Comunque qua tocca giù, eh. Questo è il paese che vi dicevo. E adesso facciamo ste gradinate qua. Raga, siccome ho un minuto di registrazione, vado giù nel paese, non faccio il salto e vediamo cosa succede dalle scale. Queste sono tutte scale che mi sto lasciando alle spalle e sto lasciando sugli sci. Sciare in un paese fatto. Basta, non si può più fare. Se no rompo gli sci. Già le ho rotte abbastanza. Lo so che questi contenuti non c'entrano molto col mondo delle moto, ma c'entrano moltissimo con le mie passioni, quello che mi piace fare. E niente, volevo condividerveli per farvi vedere come noi rimediamo a questa situazione senza le piste da sci. Ci adattiamo e comunque ce la facciamo. Probabilmente settimana prossima vedrete un video in moto e successivamente nelle prossime settimane continuamente con le moto. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, arriviamo ad almeno 800 like per avere altri video particolari in compagnia dei miei amici e non solo questi. Quindi noi ci vediamo alla prossima settimana, ogni lunedì alle 13 in punto. Vi voglio sempre vedere online. Quindi ragazzi, a presto. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting